con il rossetto, con il Power Bullet di Huda nel... Oh, aiuto, non so più parlare. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, sono Martina, meglio The Ice Queen, come appunto dice il nome del canale. E cosa facciamo qui? Molto semplicemente, mi è appena arrivato un pacchetto fantastico, fantastico, che aspettavo da pochissimo in realtà, perché come ben sapete, per chi acquista da Astra, Astra ci mette davvero pochissimo a ordinare, a spedire gli ordini. Infatti ho ordinato il 27 e mi è arrivato il 27 sera, neanche il 27, dici, mattino, no, 27 sera, perché fare gli acquisti di sera è fatale, perché acquisti un po' di tutto, per fortuna che mi sono anche un po' trattenuta. Comunque, è stato il 27 e mi è arrivato oggi che è il 30, ci ha messo 2 giorni, perfetto, cioè, stupendo, 2 giorni mi è arrivato tutto. Quindi ora vi mostro praticamente tutto quello che ho acquistato pian piano mentre mi trucco insieme a voi. Pensavo di fare una cosa un po' così, molto semplice, tranquilla. Comunque, bando alle ciance, ho bisogno di un polmone nuovo. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi di iniziare con tutto l'ambaradam. Questo è il pacchettino. Cerco di aprirlo senza far cascare nulla. No, ok. Questo qua è il pacchettino, appunto all'interno troviamo la lettera. La lettera, tra cui i prodotti che utilizzerò per iniziare il tutto. Ho preso questo scrub alla vitamina C. L'ho preso per il semplice fatto che io ho ancora tuttora lo scrub di Hello Body, che mi piace, non dico che non mi piace, solo che è troppo forte. Io ho una pelle molto delicata e sinceramente no, non va bene per me, assolutamente no. Questo dice viso delicato e sfoglia e levica. Spero che vada bene anche per me, spero che vada bene per me soprattutto. Di conseguenza, niente, vedremo come andrà, se andrà bene per me oppure no, se dovrò bocciarlo, e spero vivamente di no. Ho preso questa maschera all'avocado e burro di karité, essendo comunque un frutto molto grasso più il burro di karité, direi che per le pelli secche penso sia tipo la combo perfetta. Allora, da cosa ho iniziato? Ho già iniziato con lui, il Coco Fresh, che è tipo new must come detergente viso. Lo utilizzo praticamente da un anno e lo amo. Cioè, questo qua è il secondo che compro e ho tentato a comprarne già un terzo perché sono sicura che finirà presto. Comunque, ho già utilizzato il Coco Fresh e ora andremo a utilizzare lo scrub e vedere come va. Non mi porto con me perché mi è semplice fatto che appunto vado in bagno e direi che fare la skincare in camera non è propriamente il caso. Quindi vado a fare lo scrub, torno indietro, vi dico cosa ne penso, cioè oddio, cosa ne penso, parolone, prima impressione, però appunto aiuto, ragazzi, sto parlando troppo in fretta, prima impressione e poi col tempo vi dirò nelle Insta Stories. Di conseguenza vi straconsiglio di seguirmi su Instagram e ve lo lascio scritto qui. Nel mentre che mi sono fatta lo scrub, praticamente mi sono fatta pure la doccia, perché come potete vedere i capelli sono flaccidi. Ok, perfetto, tiriamoli indietro. Comunque, pure la maglia praticamente quasi flaccida. Braccio, non lo so, io ogni volta che mi faccio la skincare mi faccio la doccia. Letteralmente, cioè non so voi, ma non lo so, ogni volta finisco sempre per fare così, non lo so, faccio danni, basta. Comunque, questo scrub prima impressione mi piace, è molto delicato, davvero tanto,
Io amo gli scrub delicati rispetto a quello dello body, questo è molto delicato, quello dello body è tanto forte, lo trovo più adatto per il corpo perché appunto, almeno personalmente, poi ovviamente la skincare è molto soggettiva, dipende più da in base alla persona, ovviamente non vi posso dare consigli specifici mirati a ognuno di voi. In questo caso io vi posso dire che questo per me, almeno a me, piace. Perché almeno ora, poi magari tra un po', tra qualche giorno, tra qualche mese non mi piace più. Oppure quello di Hello Body tra qualche mese mi fa impazzire. Dipende tutto e diventa. È una cosa molto soggettiva. Ripeto, è davvero tanto delicato ed è una cosa che mi piace tantissimo perché se avete appunto la pelle molto delicata, secondo me questo qui può andare molto bene. È senza profumazione, questa è una cosa che mi piace molto perché per chi ha una pelle sensibile, la profumazione tende a dare problemi alla pelle e questa è una cosa che ho notato, ma in realtà non solo per la skincare. Anche per il make-up in generale, i prodotti con una profumazione tendono a irritare notevolmente la pelle. Parentesi a parte, andiamo a provare la maschera che sinceramente mi ispira un sacco. Perché ho la pelle che è letteralmente il deserto del. Ho la pelle che è letteralmente il deserto del Sahara, cioè è arida. Secchissima, praticamente qua nel contorno al lato del naso mi si sta screpolando tutta, sembra un serpente. Sulla fronte non vi dico, non lo so, cioè mi sto screpolando, io la pelle che è davvero pessima. Comunque se riuscissi ad aprirla magari. Ok, comunque vorrei capire, ok, 15 minuti. Perfetto, quindi la metto e tra 15 minuti ci rivediamo per ulteriori aggiornamenti. Oh, stupenda! Stupenda sta cosa! Mi ero dimenticata della comunità di queste maschere in tessuto, per questo che ho detto stupenda. Sto guardando un attimo nello specchietto per capire se l'ho messa bene. Bene, ok, perfetto. Fatemi capire, c'è anche cosa per l'orecchio? Sì, è stupenda, allora è proprio stupenda. No, raga, non ci arriva il mio orecchio. Ok, bene, ok. Per chi ha la faccia piccola, rispetto a me, che io ho la faccia grossa, non forse ci arriva, ma sinceramente fino all'orecchio non la voglio mettere. Ok, per chi ha la faccia piccola, comunque voglio metterlo fino all'orecchio, c'è pure la possibilità di metterlo fino all'orecchio. Questa cosa è bella. Comunque, c'è le ma mani sporche di maschera. Sono le 3:37 e ci rivediamo tra 15 minuti. Eccomi tornata. Togliamo la maschera. Okay. È rimasto ben poco, sinceramente, del liquido che la maschera aveva. Lo distribuiamo un po' tutto. Pure sul collo, non dimenticatevi mai del collo perché anche il collo è importante da idratare. Un'altra cosa importantissima di Astra, che non so se tutti sanno, è che Astra è un brand cruelty free e vegan. Cosa importantissima da sapere è che lo so, vi rompo tantissimo le scatole su Instagram e non finirò mai di farlo perché, appunto, ripeto una cosa importantissima. Sapete che ci tengo tantissimo. Ci tengo tantissimo ad acquistare prodotti di brand che non testino su animali. Non penso che sia proprio il caso di supportare quei brand che accettino questa cosa che è abbastanza crudele. Di conseguenza, vi ricordo che appunto Astra è un brand cruelty free e vegan. Ognuno è libero di fare quello che vuole, assolutamente. Non sto dicendo che nessuno deve acquistare prodotti di brand che testino sugli animali. Ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi. Aperta e chiusa parentesi, comunque vado ad applicare questa crema di Madara, la SOS, che è molto forte, cioè molto, molto ricca, quindi appunto se avete una pelle secca ve la consiglio. Proprio inizialmente la prima volta che l'ho messa mi sembrava tipo una maschera perché sono
non la stendete bene resta un po' rosata. Infatti sono rimasta un attimo perplessa, ho detto ma è una maschera o una crema? Ho sbagliato qualcosa. Invece no, è appunto una crema, ma è molto intensa, molto ricca. Di conseguenza, se avete una pelle mista grassa, ve la sconsiglio perché non va per niente bene per appunto il vostro tipo di pelle, perché è già grassa di suo questa crema. Ho iniziato a fare la base, ho messo il farsali, era da un bel po' che non lo mettevo, me l'ho anche dimenticato, me l'ho anche dimenticata dell'esistenza, sinceramente. Ho un po' corretto le occhiaie, in realtà ci sono ancora, si vedono, non c'è niente da fare. La mia versione zombie resterà per sempre, non ci posso fare niente. Allora, qual è il prodotto che ho acquistato per la base? Ve l'ho spoilerato prima perché ovviamente ho fatto così, sono proprio scema io. Brava Martina, complimenti, 10 lode. Allora, il prodotto che ho acquistato è questo qui, ovvero la BB Cream della nuova uscita Pure Beauty. Mi ispirava un sacco. La cosa che in realtà mi preoccupava tantissimo era la colorazione. In realtà ho scoperto prima, quando la mia macchina fotografica ha deciso di ovviamente cancellarmi tutto, che è anche giusta la colorazione. Ho anche azzeccato la colorazione, perché come sapete io sono una specie di cadaverino, molto chiara, molto bianca, anche se mi abbronzo, io non mi abbronzo, io divento un'aragosta come lo specchio qui, diventa un'aragosta e basta, io non mi abbronzo, quindi ecco, il resto è sempre bianca, quindi per me è sempre un terno all'otto il trovare la colorazione, quindi nulla. Però questa, la Fair, che in realtà è appunto la 01, è la colorazione giusta, strano ma vero, è la colorazione giusta. Quindi ora andiamo a provarla insieme. In realtà l'ho provata soltanto sulla mano e sulla mano appunto mi sembrava giusta. Ora vediamo sul viso. Una cosa che ho notato di questa BB Cream, che a parte che non mi sembra tanto una BB Cream, perché è molto corposa, mi sembra un po' un cemento, tipo il fondotinta di Huda Beauty, che è molto corposo, nonché mi spiaccia, perché alla fine se è corposo vuol dire che è coprente, però se è una BB Cream in teoria dovrebbe essere molto leggero e uniformare soltanto l'incarnato, non e nient'altro, giusto? Se la memoria non mi inganna. Ma sapete che... Ma... Forse... Comunque le sopracciglia le ho fatte e ho usato il prodotto di NYX, che sinceramente mi sto trovando bene. L'unica cosa è che ho sempre questo sopracciglio, il sopracciglio destro, che è diverso dal sinistro. Non ci posso fare... Cioè, non lo so... Ma in realtà è molto leggero, cioè non si sente neanche. E mi piace, cioè mi piace perché comunque si stende tranquillamente. Ovviamente non copre tantissimo, c'è una bassa media coprenza. Nel senso, se avete pochissime discromie, anche niente, pochi, cioè zero discromie, ovviamente questa va benissimo. Ma se ne avete tanti, un po' come le mie, non ve le copre, tipo questi profiletti ancora li ho, e comunque sono andata con la spugnetta sporca di BB Cream. Le discromie che ho sul viso non me le ha coperte, ma giustamente una BB Cream ovviamente non va a coprire, va soltanto a uniformare. Però è molto bella, è molto leggera e non mi dispiace affatto. Ovviamente per l'estate la BB Cream è ottima, sono appunto le creme colorate in estate sono le migliori, perché vanno a lasciare soltanto, scusate mi prude il naso, a lasciare quella freschezza rispetto a quel pesantume che il fondotinta può lasciare. Quindi ok, magari se dovete andare a una cerimonia o altro il fondotinta può andare bene, però scusate vado a prenderla. Però ad esempio se dovete utilizzarla tutti i giorni perché volete avere qualcosa su
volete avere l'incarnato uniformato, secondo me questo può andare bene, perché appunto io la vedo su perfetta. Cioè, visto che questo video si sta dilungando troppo, io cosa faccio ora? Finisco la base, finisco tutto l'ambaradan e ci rivediamo per le labbra, visto che sto notando che i video lunghi non mi piacciono poi così tanto. Il video è incentrato soltanto sui prodotti e le novità di Astra. Io lascerei soltanto le parti dove parlo delle novità Astra e noi ci rivediamo per le labbra, perché ho acquistato un prodottino della nuova collezione per le labbra. Ok, ecco, ho completato il tutto, ho completato l'ambaradan. Queste ciglia mi stanno dando leggermente fastidio, non so come mai. Il prodotto che ho acquistato è questa matita, perché ne ho pochissime. Eccola qui. Ora ve la swatch. Oh, magari in una posizione più comoda. Ecco, questo è il colore. Devo dire che è molto morbida. Assolutamente odio le matite che sono durissime, proprio come il legno. E questa invece è davvero molto morbida, non c'è assolutamente niente da dire. Ecco qui, questo è il risultato con il rossetto, con il Power Bullet di Huda. Nello specifico con Anniversary. Io vi saluto, noi ci rivediamo in un prossimo video che sarà prestissimo, perché ho in mente tante cose, finalmente sono ritornata e sono più carica che mai, promesso, giuro. E voglio ringraziare chiunque sia arrivato fino alla fine e mi abbia sopportata con le mie chiacchiere infinite, davvero grazie mille, soprattutto per chi mi supporta, visto che il mio è un piccolo canale e io sono una persona ancora molto timida e che non riesce molto ancora a esprimersi bene davanti alla videocamera. Comunque, detto questo, vi saluto, vi mando dei baci e noi ci rivediamo con un prossimo video prestissimo, ripeto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere, commentare, attivare la campanella, che è importantissimo, perché almeno non vi perdete nessun video. E credo di aver detto tutto, Vegeta la Divina Commedia, e niente, noi ci rivediamo al prossimo video, ciao! Got me struggling to know where you went, where I begin.